Il ciauliello è il prodotto tipico ebolitano per eccellenza e speriamo diventi presto un prodotto agroalimentare tipico della provincia di Salerno. Incrociamo le dita. I suoi ingredienti principali sono pomodori tagliati a pacche, cucuzzielli ridotti a striscioline, con l'aggiunta durante la preparazione di conserva di pomodoro, aglio, olio, peperoncino e olive nere infornate. Il ciauliello è un piatto antico. I contadini un tempo preferivano consumarlo nello scorzino di pane cafone nella pausa dal lavoro dai campi, ma è anche un piatto contemporaneo. Il fatto che sia preparato senza l'utilizzo di grassi animali lo rende corrispondente alle esigenze alimentari attuali e possiamo dire che il ciauliello è anche un piatto vegano. Il ciauliello appartiene alla famiglia delle ciambotte, ma ha due particolarità. Anzitutto, la materia prima per il ciauliello viene utilizzata esclusivamente da secca. Inoltre, il ciauliello non è solo un contorno, ma per il suo gusto così deciso può tranquillamente essere una pietanza unica da servire sulla tavola, soprattutto invernale. Il ciauliello sta a eboli come il ragù sta a Napoli, che lo si voglia più lento o più tirato, l'importante è fare la scarpetta.